Allora, benvenuti a questa lezione su, di base sul texturing, su come fare le UV map. Sarà una lezione abbastanza semplice che vi spiegherà come fare l'unwrap di un cubo con una delle tante tecniche possibili. Allora, quello che abbiamo fatto a lezione, che cercherò di seguire qui, cerca semplicemente di fare appunto questo unwrap e di poter costruire quello che sarà il collada, quindi il file con la UV map e la texture corrispondente che potete usare almeno come guida per poter fare la texturizzazione di un cubo. Quindi, partendo dal cubo base, la prima cosa da fare è avere una finestra con la UV map. Questo si ottiene andando in alto a destra. Vedete che qui, quando vado a questo livello, il cursore cambia. Clicco mentre sono su questo specie di triangolino, tenendo premuto verso sinistra. Ok, vedete che ho suddiviso le due metà, quindi ho spezzato la finestra in due. Dunque, per semplicità, facciamo così, carichiamo il OSD hotkey, così avete anche un po' un'idea dei tasti che premo. Okay? Comunque, lo ripetiamo, facciamo due volte la stessa operazione. Quindi, partendo da zero, vado in alto a destra, tengo cliccato con il mouse e sposto a sinistra per dividere in due la scena. Se per caso, come dire, lo faccio due volte, quindi vedete che si può fare a catena, dovessi cancellare una divisione dello schermo fatto così, basta che torno nella finestra che voglio tenere, vado nello spigolo, tengo premuto e poi muovo il mouse verso la finestra che voglio uccidere, killare. A questo punto, lasciando il mouse, rimangono le due finestre. Ora, la finestra di destra tipicamente la impostiamo a UV Image Editor. Ok, quindi partiamo con un cubo che è una finestra di tipo, vedete che questa qui sulla sinistra è una finestra di tipo 3D View. E sulla destra abbiamo una finestra di tipo UV Image Editor. Quindi qui faremo l'immagine che ci interessa. Ora, il cubo per fare l'unwrap. Allora, l'unwrap di un cubo cosa vuol dire? Vuol dire spacchettare come se questo fosse impacchettato con una carta regalo e poi questa carta regalo la vogliamo rendere tutta bella spiegata su un tavolo per poterci mettere le immagini con cui poi reimpacchettare il regalo. Quindi il cubo, tra l'altro, ha un aspetto da regalo e quindi da pacchetto regalo e quindi si adatta bene. Allora, qui ci sono moltissimi modi molto diversi. Io cercherò di spiegarvene uno fra i più semplici, poi va oltre tutto a gusti. Eventualmente nelle proprie lezioni, nelle prossime lezioni, vedremo anche altri sistemi più meno semplici o più semplici dai punti di vista. Allora, per fare l'unwrap occorre, visto che andiamo nell'intimità dell'oggetto, dobbiamo essere in Edit Mode e dobbiamo assicurarci di avere tutti gli spigoli selezionati, quindi premendo AA. Il default comunque è che quando entri in Edit Mode lui ha selezionato tutto. A questo punto la cosa più semplice è quella di fare l'unwrap, quindi facciamo U, quindi si può fare o U, proprio U dalla tastiera, oppure ancora si può andare, vedete qui c'è proprio una opzione nella costola che suona Shading UVs e poi c'è l'unwrap. E ottengo lo stesso tipo di scelta. Quindi, sia che faccio U da tastiera oppure che vado qua, la cosa che io vi suggerisco per rendere le cose leggermente più semplici è quello di usare il Follow Active Quads. Facendo il Follow Active Quads, date poi conferma, vedete che sulla destra si ottiene una croce, e la croce è la tipica espansione, l'UV map tipica di un cubo.
L'unico problema è che questa croce, vedete, che è più grossa del quadrato che corrisponde alla mia alla immagine, quindi tutto deve stare dentro questo quadrato e questa croce in questo momento è troppo grossa. Quindi cosa faccio? Mi muovo su questa finestra. Qui valgono le stesse regole della finestra 3D, quindi se premo A vedete che mi evidenzia tutti gli spigoli. Posso fare tasto destro per evidenziare uno spigolo. Qualcuna lezione mi ha detto, appunto, cliccando un spigolo, poi posso anche premere L. L praticamente seleziona tutti gli spigoli connessi. E a questo punto abbiamo una croce, che però vediamo che questa croce è grossa, è troppo grossa, dobbiamo renderla un quarto più piccola. Vedete che noi abbiamo 4 quadrati che devono stare tendenzialmente in un quadrato, quindi dobbiamo ridurlo a un quarto. Quindi possiamo fare S di scala, premiamo punto 25, invio, e abbiamo effettivamente una croce che è alta esattamente come il nostro quadrato, però purtroppo è messa in una posizione non cioè è fuori dal nostro quadrato. Allora, per aggiustare questa situazione, a lezione ho detto andiamo nella UV e spieghiamo di usare Constraint to Image Bounce. Questo cosa vuol dire? Che vogliamo obbligare Blender, che quando muoviamo questo oggetto, di farlo stare all'interno della nostra immagine. A questo punto basta, è molto banale, basta premere G. G è per movimento, quindi cerco di muoverlo, ma l'unico modo di muovere questa croce in modo tale che sia all'interno dei boundary, cioè dei confini, è solo quello di metterlo in quel posto lì. E quindi lui ce lo mette da solo. Confermiamo con invio e quindi abbiamo la croce messa esattamente al centro della nostra immagine. Ora, quello che succede è che quello che vediamo, cioè per testualizzare questo cubo, dobbiamo fare in modo tale che qui ci finiscano delle immagini nelle varie facce che verranno mappate ognuna. Per dire, la faccia, questa qua vedete che c'è zigrinata, sarà, una volta che ci metto qualcosa dentro, l'immagine, la parte dell'immagine qua dentro verrà mappata e verrà proiettata qui dentro. Allora, a lezione io ho fatto vedere un esempio in cui noi facciamo un paint direttamente da Blender, ma nella realtà probabilmente si prende questa UV map, che come vedete, adesso qui si vede anche pochino, ma poi nelle UV map più complesse assomigliano a delle ragnatele, vengono salvate esternamente, elaborate con Photoshop o GIMP, e a questo punto si usa praticamente la UV map come guida per mettere le varie immaginine nei posti giusti usando i livelli. Allora, noi adesso lavoreremo invece solo con Blender, giusto per semplicità. Allora, la prima cosa da fare sarà quella di creare un'immagine, perché adesso qui è semplicemente la UV map l'abbiamo creata, ma vedete è tutta grigia, non c'è un'immagine sotto, quindi dobbiamo fare New Image. L'immagine la creiamo 1024x1024, che è la risoluzione massima di Second Life. Di solito si usa questa risoluzione quando si vuole avere una risoluzione abbastanza alta, però crea un po' di lag, ho spiegato a lezione, quindi se ci sono delle texture semplici, senza magari tanta risoluzione, conviene abbassare questi valori sempre come esponente di 2, quindi si può mettere 512 o 256 in maniera tale da ridurre il peso della immagine. Togliamo pure l'alfa, che sarebbe la trasparenza, e teniamolo nero, quindi questa immagine, vedete che l'ha cambiato un po', quindi è come se avessi fatto, quindi a lezione ho spiegato quindi che cos'è l'UV map. L'UV map sarebbero questa ragnatela che negli esempi che ho fatto anche negli anni passati rappresenta un po' come una volta cadeva nella rivista di moda per donne
o comunque per chi voleva fare abiti, no, venivano distribuiti quelli che erano dei cartamodelli. Cartamodelli erano semplicemente delle linee, cioè dei disegni concettuali tipo questi, che spiegavano come bisognava tagliare la stoffa per riuscire a ricostruire poi un abito. Adesso qui praticamente il cartamodello è questa UV map, mentre invece la stoffa sarebbe la texture. Ovviamente adesso questa è un'immagine tutta nera, quindi dovremmo vedere il cubo tutto nero. Vediamo che non lo vediamo nero. Quindi vi insegno un piccolo primo trucco per riuscire a vedere come la UV map si cioè come l'immagine della UV map associata alla UV map viene usata e vederlo direttamente qua. Allora, per vederlo bisogna innanzitutto andare nella modalità credo texture, ok? Però adesso non, magari si vedrà anche, ma la cosa fondamentale è di aggiungere un materiale, che in realtà facendo come ho spiegato c'è già il materiale, ma andate a specificare qui questa opzione, qui in fondo, nell'opzione dove diciamo Face Texture. Allora, facendo questa opzione siete sicuri che venga applicata la UV map con la texture sull'oggetto. Okay. Tenete conto che questo non è il modo standard in Blender, questa è solo una scorciatoia che mi serve adesso per risparmiarvi alcuni passaggi sulle texture che vi farò vedere nelle prossime lezioni. Però è utile perché così appunto facciamo un corso un pochino più semplice. Ok, allora, per sapere come vengono mappate le varie facce sul nostro cubo, una tecnica interessante è quella di dipingere direttamente su queste facce, quindi trasformare, scrivere in bianco, e questo lo si ottiene andando, qui vedete dove c'è scritto View, c'è una possibilità di dire Paint. Allora, quando c'è Paint, io posso andare qua e vedete che c'è un pennello e posso usare questo pennello per scrivere. Ok, allora vedete che è un pochino spesso questo pennello e quindi apro la costola di sinistra, che si può anche aprire con la TT lo apre, e invece di 35 pixel lo facciamo con un raggio un pochino più contenuto, per esempio, vabbè, 12 pixel, vedete che qui si scrive, e poi posso dipingere un 1. E questa diventa praticamente la faccia 1, che sarebbe la faccia sotto. Come vedete, non si vede nulla. Ma perché non si vede nulla? Perché in realtà quello che si vede dipende dalla posizione della lampada. Quindi, la lampada è sopra, quindi tutto ciò che è sotto è al buio. Per riuscire a vedere anche da qua che cosa sto dipingendo, occorre avere almeno altre luci. Quindi andiamo in Object Mode, clicchiamo tasto destro alla lampada, facciamo Shift D e spostiamo la luce in modo tale da metterla più in basso. E la mettiamo quasi sotto. Vedete che una volta che la luce la mettiamo sotto, ci appare effettivamente l'1. Quindi, se noi torniamo in Edit Mode, cliccando sull'oggetto e poi Edit Mode, vedete che l'1 l'ha fatto lì. Ora, se qui andiamo a dipingere il 2 sotto l'1, vedrete che sicuramente il 2 verrà plottato qua. Quindi posso fare 2 e vedete che è comparso il 2. Sopra, a questo punto, se faccio il 3, comparirà il 3. E così analogamente ci sarà il 4. E poi nelle facce laterali ci sarà la faccia 5 e la faccia 6. Adesso qui non si vede perché manca una luce, quindi conviene eventualmente andare in
object mode, prendere questa luce e fare shift D, spostarla, shift D e metterla anche a sinistra, e vedete che vediamo tutte le altre facce. Ora, perché si fa tutto questo cancan? Serve perché selezionando il cubo, vedete che tutti i disegni che facciamo rimangono nelle facce. Quindi io posso farmi degli schizzi qua in modo tale che quello che faccio, una volta che salvo queste cose, quindi cosa faccio qua? Devo salvare sostanzialmente la UV map, e quindi per salvare la UV map vado sotto image e dunque. Allora, siamo in edit mode. Ah, ok. Devo uscire dal paint, vado in view. Quando sono in view vado UV e qui abbiamo l'export UV layout che ci permette di salvare in formato PNG solo diciamo lo scheletro, questo qui che sarebbe la UV map. Se invece volessi salvare l'immagine, quella che ho disegnato, devo salvare Save as Image e questo mi salverà 451623 e quindi queste cose in bianco vengono salvate. Quindi in teoria, se doveste lavorarci su Photoshop, dovreste salvare tutte e due queste immagini e poi caricarle come due layer diversi, che vi serviranno soltanto come guida per capire come disporre poi le immagini in modo tale da farle apparire giuste su Second Life. Ok, allora, boh, in realtà facendo così abbiamo già finito, nel senso che vi posso solo far vedere, andiamo in Object Mode, come si fa a esportare tutta il collada e l'immagine. Allora, la cosa più semplice è quella di selezionare in Object Mode il nostro cubo e poi fare File, Export, Collada. Qui selezioniamo l'opzione SL OpenSim Static, ok? E qui gli mettiamo sotto Documents, gli mettiamo Dado, chiamiamolo Dado 2. Poi però, così lui ci salva sia l'oggetto che anche la sua UV map. Quindi adesso in realtà l'unica cosa che dobbiamo salvare è la nostra immagine, perché la UV map l'abbiamo già salvata in realtà nel collada. Quindi andiamo qua, Image, facciamo Save as Image e qui salviamo, sempre sotto Document, UV Dado 2. Image che vi ho salvato sotto document UV Dado 2 image. Ok, allora adesso andiamo invece in vabbè, qui entriamo magari in craft per semplicità. Questa procedura è identica sia fatta con OpenSim che fatta con Second Life. Quindi andiamo magari in craft, entriamo, ok, qui ci impiega i suoi tot secondi. Una volta entrati, qui sono dove ho fatto il corso di OpenSim, facciamo da build, facciamo upload mesh e poi andiamo a documents, questo, dettagli, date, così vediamo le ultime cose messe, qui sono in fondo, ci carichiamo dado2.dae. Vedete che è il nostro dado. Ok? Questo dado,
chiamiamolo dado 2, l'idea di mettere il livello LOD medio a uguale all'high, tanto c'è un pochissimi vertici, quindi si può fare, e facciamo il calculate weight in feeds e poi facciamo l'upload di dado 2. È comparso, quindi abbiamo un dado. Ok, questo qui è il nostro dado. Ora, la seconda parte è quella di fare l'upload dell'immagine, quindi upload immagine, e carichiamo sempre i documenti UV dado image PNG. Vedete che è questa qui che abbiamo fatto prima. La carichiamo e poi a questo punto l'unica cosa da fare è prendere l'immagine e spostarla sul cubo e vedete che ho ottenuto praticamente lo stesso effetto che ho visto in Blender. Quindi questo è in sintesi diciamo, il riepilogo, spero di non essermi dimenticato nulla, di quello che abbiamo fatto alla lezione di lunedì. Lunedì prossimo andremo avanti e spiegheremo delle cose leggermente più complesse sulla tipo come fare i tagli, i sims e come fare cose più complesse, ma per il momento credo che se voi vi esercitate almeno sul cubo, poi magari vediamo anche altri LoomWrap e la texturizzazione di oggetti un pochino più complessi, come ad esempio i cilindri, o comunque strutture non così omogenee, e niente, quindi andremo avanti, ne avremo tante cose da vedere. Ok, allora questo è tutto, vi ringrazio e spero che le cose che vi ho fatto vedere siano abbastanza chiare. Buonasera.